Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento. L'ospite di questa sera è un'ospite molto amata che tutti voi conoscete. Lei è la giornalista Costanza Miriano. Benvenuta. Grazie, grazie a voi. Grazie per aver accettato questo invito e per parlare del tuo nuovo libro, Niente di ciò che soffri andrà perduto, mistica della vita quotidiana, poi un titolo abbastanza impegnativo per le edizioni Sonzogno, dove hai raccontato 11 storie morali a lieto fine, esperienze ovviamente di sofferenza ma anche di bellezza, ferite di vario genere che si creano anche all'interno del matrimonio. Quelle stesse ferite che poi vorrebbero in un certo senso farti scappare. Ti chiedo intanto com'è nato questo libro. È nato dalle esperienze che ho raccolto incontrando persone, andando in giro per l'Italia, in realtà parlare degli altri libri, quelli sul matrimonio. Poi finisce sempre che magari dopo l'incontro mi fermo a parlare. Insomma, ormai ho conosciuto veramente un popolo, in alcuni casi una conoscenza, insomma, profonda, e sono rimasta veramente ammirata dalla bellezza, delle persone che ho incontrato. Cioè, che io considero i miei santi di riferimento, sconosciuti e insomma che probabilmente neanche andranno mai sugli altari, però che sono fedeli a delle storie dolorose senza ribellarsi, senza mormorare, perché questo è, cioè, di fronte alla sofferenza tanto non è che si può, cioè in molti casi non puoi scegliere, Certo. però la differenza è come ci si sta, ecco, ci si può stare brontolando contro Dio, chiedendo perché a me, essendo arrabbiati, oppure ci si può stare con un cuore consegnato, quindi, cioè, accogliendo, dicendo: Signore, se questo l'hai pensato per me, si vede che è buono, ecco. E questo io l'ho visto in tante persone, mi era venuta voglia di raccontarlo perché penso che sia utile a tutti, perché siamo tutti un po' tentati da quella che un mio amico frate chiama Radio Satana, Ah, cioè quella voce sì. interiore che ti dice: certo, sarebbe stato meglio se fosse andata così, certo, quella là c'ha Una una voce vita che sentiamo un po' facile. tutti. Poi Sì, credo di sì. nelle pagine di questo libro, fra l'altro, tocchi dei temi importanti, affronti delle ferite che lasciano il segno, come, che ne so, la ferita di una malattia, l'adulterio. Come si può guarire da tutto ciò? Ma credo che sia solo il Signore che guarisce. Ecco, penso che solo la grazia veramente può aiutare a perdonare un tradimento, oppure a affrontare la malattia dicendo: Ma Signore, se l'hai pensata per me è la cosa più bella, grazie. Cioè, per fare questo credo che sia un atteggiamento che viene solo, ecco, non dall'uomo vecchio, ma dall'uomo che c'era stato rinnovare. Quindi, cioè, il punto è proprio stare, cioè, un altro mio amico sacerdote dice sempre: la croce comunque arriva, se provi a scappare ti prende sulla nuca, da dietro, mentre scappi; se invece ti giri e l'abbracci è più leggera. Quindi, cioè, il punto è come. Come l'affronti? Quale Esatto. tra queste 11 storie ti tocca particolarmente? Ma sono più affezionata alla storia di David Buggi, che è un ragazzo che si è ammalato di tumore e che ha saputo affrontare la sua storia veramente come un vincente, con il sorriso. Mi ha colpito perché ha la stessa età del mio primo figlio, e quindi, insomma, non lo so, mi sono un po' Immedesimata. immedesimata, sì. E poi perché è morto, perché alla fine, insomma, vi spoilero questo finale: alla fine muore, però muore consegnandosi proprio
proprio con, veramente con il sorriso, e anzi invitando nella sua stanza di ospedale gli ultimi giorni tutti i suoi amici e poi altri che si erano aggiunti, cioè proprio centinaia di ragazzi che andavano lì a vedere con i loro occhi un 17enne che va incontro alla morte dicendo: è l'anno più bello della mia vita perché ho capito che Dio è mio padre. E io ogni tanto vado anche a trovarlo a prima porta, sì, veramente, e vado a trovarlo insomma al cimitero qui di Roma e insomma consegno i miei figli, perché so che lui proprio è morto chiedendo al Signore di aiutare questa generazione di ragazzi così disorientati, così privi di punti di riferimento. Quindi lui ognuno li ha consegnati uno per uno al suo padre spirituale, dicendo: quel ragazzo ha problemi con l'alcol, quella va con tutti gli uomini, quello ha problemi col padre, quello con la madre. Per ognuno aveva saputo vedere qual era il punto di sofferenza e ecco, li ha consegnati dicendo: muoio anche per loro. Perché poi c'è questo tema della sofferenza vicaria, no? Cioè che noi possiamo, offrendo la nostra sofferenza, salvare qualcuno. Che è, insomma. Quindi infatti ti stavo per chiedere proprio se la sofferenza comunque ha sempre un valore in ogni caso. Io no, cioè di per sé secondo me no, nel senso che la sofferenza è una cosa brutta che neanche Gesù ha cercato, quindi non è un valore in sé. Quello che è un valore è la nostra disposizione, il nostro modo di stare alla volontà del Padre, anche quando è bella, ma anche quando è brutta. Cioè, quindi il punto non è che la sofferenza sia un valore, la sofferenza è brutta, e questo penso che sia chiaro. Nessuno certo. Se l'augura, nessuno la cerca, certo. Nessuno la chiama. Cioè, Gesù, quando vedeva i malati, se loro lo chiedevano, li guariva. Quindi non ha mai dato una pacca sulla spalla, ha detto: ah, che bello soffrire. No, però quello che cambia è la preghiera, il cuore di ogni preghiera è: sia fatta la tua volontà. Però mentre saper dire sia fatta la tua volontà quando magari sei in vacanza, pieno di soldi, è più facile. Invece, adesso non so, è un esempio così banale, brutto, però per dire: quando tutto sembra andare facilmente, dire grazie Signore, sia fatta la tua volontà, è più facile. Dirlo quando invece ti viene tolto quello che hai di più caro è più difficile. Però è quello il valore, cioè dire al Signore sia fatta la tua volontà. E poi l'altra cosa è che non so perché secondo me spiegare il male non è possibile, però per un mistero che non so spiegare è sempre attraverso un dolore che il Signore mette in moto una storia di salvezza, perché noi siamo feriti in qualche modo, c'è qualcosa di noi che deve essere sanato, e questa guarigione passa sempre da qualcosa che ci scomoda o che ci ferisce o che ci dà fastidio. Sì. Ecco. Ma a chi è rivolto, niente di ciò che soffri andrà perduto? Io l'ho pensato proprio per le tante persone a cui vorrei dire una parola di più, perché ormai la rete di amicizie, oggi a cena parlavo con i figli di un'altra cosa, ho detto: ma io conosco un sacco di gente che ha fatto questa esperienza, e i miei figli hanno detto: tu conosci un sacco di gente in generale, cioè conosci veramente. E quindi uno dei miei più grandi crucci è che io vorrei essere amica veramente con tante persone belle che ho incontrato, cioè proprio andare a prendere un tè, non lo so, andare a mangiare una pizza con veramente un'infinità di persone che mi piacerebbe frequentare di più, ma oggettivamente, dovendo essere fedele alla mia vocazione familiare, non ce la fai, è impossibile. No. E quindi ho detto: glielo scrivo, queste cose che volevo dire gliele scrivo, come anche Sposa ti sei sottomessa, lo scrissi perché volevo convincere tutte le donne che conoscevo a sposarsi, però non era possibile telefonare a tutte. Certo, il libro è più facile. Esatto. C'è un messaggio particolare che vuoi dare, diciamo, ai lettori di questo libro?
e fidarci di Dio che sa sempre quello che fa, ecco, e che, cioè, penso che ognuno di noi, quando poi guarda indietro le tappe della propria vita, anche quelle più dolorose, io, cioè, tante volte mi sono successe cose che lì per lì pensavo, vedi, forse Dio si è distratto, forse si è sbagliato, forse non era questa la mia strada, volevo un'altra cosa, volevo diverso, invece poi se mi guardo indietro riconosco a distanza di tempo che tutto quello che è successo era per me, le porte che si chiudevano ne aprivano altre, nulla è un caso, no assolutamente, quindi il messaggio è di fidarsi e di cogliere ogni occasione di fatica, dolore, di scomodità per plasmare, per renderci un po' più decenti, non dico belli, ma un po' più presentabili, perché siamo, io parlo per me, sono veramente un groviglio di sentimenti impresentabili, ecco. Grazie Costanza, fra l'altro so che questo libro già sta riscuotendo un enorme successo anche con le dediche che lo Spirito Santo ti ha ispirata, sono proprio azzeccate per il lettore che poi insomma si ritrova davanti questo testo. Ma non lo so, enorme, non lo so, però sì, cioè, più che altro mi fa piacere che qualcuno mi scrive che il libro ha risuonato, cioè che ha detto delle cose che servivano, ecco, questo sì, enorme, non lo so, i numeri di quelli che dei libri best seller sono altri, però già se arriva a 3 persone nel modo giusto è valsa la pena. Esatto, niente di ciò che soffri andrà perduto, mistica della vita quotidiana, edizioni Sonzogno. Grazie Costanza Miriano di essere stata con noi. Grazie a voi, grazie. Buona serata. E grazie a tutti voi di essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di serata.